Qual è la questione sulla quale dovremmo davvero concentrare la nostra attenzione in questo momento? Mi permette di arrivare a tre? Prego. Le direi tre. Scuola, sanità e crescita economica. La scuola, perché siamo davanti a una svolta, e la natalità diminuisce e invece gli insegnanti aumentano, e mentre invece bisogna assolutamente preoccuparsi A, dei programmi scolastici e B, di pagare meglio gli insegnanti. Quindi meno insegnanti e stipendi più alti. La sanità, perché noi abbiamo un modello straordinario, quello del 78, il Servizio Sanitario Nazionale. Non c'è dubbio. Ma non c'è niente da fare, è stato definanziato in questi anni, quindi ha bisogno di un ulteriore finanziamento. E poi la rete presenta oramai molti buchi. Noi studiosi diciamo che il Servizio Sanitario Nazionale è un servizio a rete. Che vuol dire? Vuol dire che la rete sta tutta bella su tutto il territorio e assicura, come dire, un servizio uguale su tutto il territorio, e questo non accade. E poi la crescita economica, perché se noi non abbiamo insieme una buona crescita economica, dei buoni risparmi, noi non riusciremo mai a uscire da questo tunnel del debito pubblico che ci pesa addosso enormemente. Quindi queste sono priorità. Se la politica, invece di cercare farfalle sotto l'arco di Tito, si ricorda che si diceva una volta questo, perché lo disse un grande poeta, se invece la politica si dedicasse veramente a questo, non enunciando i problemi, ma cercando di risolverli, soluzioni, lei dice ci sarebbe un gran passo avanti. Senta.